bentornati alla vittoria, è il caso di dire così, no? Sì, dai, meno male, ci voleva, per ora bisogna assolutamente continuare. Questa ci dà un po' ossigeno, ci rimette in corsa per i playoff. Problemi risolti? Quello lo dirà il tempo. Ora dobbiamo vivere partita dopo partita. Vittoria comunque importante, perché bisognava dopo 9 gare tornare al successo. L'augurio che questa vittoria possa essere servita anche per sbloccare psicologicamente la squadra, visto che molti dicevano che era un problema soprattutto psicologico. Sicuramente una vittoria, come avevo detto prima, che ci voleva. Ora però bisogna continuare, perché sennò non servirebbe niente. Speriamo che sia d'auspicio. E niente. Senti, ma questo secondo tempo, a parte l'inizio, ma solo insomma i primi 5 minuti che sono apparsi convincenti come la prima frazione, ecco, questo secondo tempo di pura sofferenza, come lo spieghiamo? Secondo me il Como è una buona squadra, non merita quella classifica lì. Poi abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo, il secondo ci sta di soffrire. L'importante era vincere, perché abbiamo giocato altre volte dove abbiamo giocato bene e abbiamo perso. Ora sto giro magari il secondo tempo abbiamo giocato un po' meno bene, però abbiamo vinto. Evian, chiediamo anche a te, lo abbiamo chiesto a Davide Vitturini, cosa è successo al 91esimo, quella gigantesca rissa, tanto nervosismo anche negli ultimi minuti, c'è stata l'espulsione di Benalì, perché c'è stata questa rissa? Purtroppo sono cose di campo che non devono accadere, però ci stanno, fanno parte del gioco, e arrivare al 90esimo a essere lucidi è impossibile. Quindi ti sei messo d'accordo con Giosa, avete risposto la stessa cosa, anche le stesse parole. No, non è. Penso che purtroppo dispiace, però anche Ben ha fatto male a reagire, però un po' lo capisco, perché ha preso un calcio al 90esimo e dura al 90esimo essere lucidi. Ma con Bascia che è successo? Perché dopo quel pallone scodellato dall'arbitro c'è stato il fallo ai tuoi danni e il cartellino rosso per il giocatore del Como. Loro pensavano che la palla doveva andare a loro perché era loro, secondo loro. E io, ma penso anche gli altri della mia squadra, pensavano che la palla era due, perché l'arbitro ha fischiato su una palla che era in volo, che non era di nessuno. Poi, dopo che era in volo, penso è andata in alto, uno di loro l'ha buttata in fallo laterale, quindi pensavo che la palla era nostra, non di certo loro. Loro pensavano che erano loro, c'è stato un malinteso. Senti, dopo il primo gol firmato dalla Padula, scena direi significativa, no? L'abbraccio della squadra al tecnico. A ribadire quindi che cosa? Qualora ce ne fosse ancora bisogno. Insomma. Ma non ce n'era bisogno, infatti. In queste giornate qua hanno inventato talmente tante storie assurde, quindi è un peccato, perché questo gruppo qua è un gruppo eccezionale, fantastico. E anche quando c'è stato delle cose non vere non si è mai abbattuto, è sempre stato sul pezzo. Purtroppo i risultati non ci hanno dato favore. Levian, oggi vittoria con il Como, 8 partite al termine, possiamo dire che oggi inizia un nuovo campionato per il Pescara, un mini torneo che ovviamente si spera possa portare il maggior numero di punti al Delfino. Ora ci abbiamo l'Avellino, quindi dobbiamo pensare solo all'Avellino, poi dopo ci sono le altre, è inutile fare programmi ora bisogna preparare già da domani la partita con l'Avellino, che è una partita difficilissima. Anche per quanto ti riguarda, tanta soddisfazione, no? Fascia di capitano per la prima volta con la maglia della tua nazionale, è l'ultima partita. Sì, dai, quella è stata una grande soddisfazione, però è andata già da mercoledì, avevo già la testa al Pescara, come è giusto che sia. Fino alla fine, quindi, sì. Sì, sicuramente, come sempre.